Salve fratelli e sorelle bianconere e benvenuti in un mio nuovo video. Continua il calciomercato della Juventus e continua in modo costruttivo. E sì, perché sembra che siamo molto, molto, molto vicini al secondo acquisto del calciomercato per la sessione invernale, ma anche questa volta. Puntini, puntini, puntini. Però vado a darvi la notizia, ragazzi. Non vi spoilerò inizialmente. Juve e Genova stanno definendo gli ultimi dettagli per Rovella, calciatore che ha esordito proprio contro la Juventus in campionato, giocando anche una discreta partita. Purtroppo ha rovinato un po' il suo esordio per quel fallo stupido e scellerato che ha fatto su Cuadrado, causando il calcio di rigore, dando là poi il via per la vittoria della Juventus. Allora, stando a quanto afferma Sky Sport, Juventus e Genoa starebbero definendo gli ultimi dettagli per il passaggio in bianconero di Rovella. Resta da capire se il giocatore resterà in Liguria per i prossimi 6 o 18 mesi. Inoltre, Rovella dovrà rinnovare con il club di Preziosi, visto che va in scadenza di contratto nel giugno 2021. Nell'affare potrebbe rientrare anche Manolo Portanuova, che andrebbe al Genova. Ecco, per esempio, però, io questa è una cosa che non capisco, ok? Perché resta da capire se il calciatore resterà in Liguria per i prossimi 6 o 18 mesi. Perché logicamente essendo giovane, e nella Juventus farebbe fatica a trovare spazio, almeno per il momento, anche se il nostro centrocampo non è che abbia tutti questi fenomeni. E quindi, logicamente, rimanendo al Genoa, ha la possibilità di crescere. Però non capisco questa cosa. Nell'affare potrebbe rientrare anche Portanova, che andrebbe al Genova. Cioè, praticamente Portanova se lo pigliano subito e noi però per prenderci Rovella dobbiamo aspettare 6-18 mesi. Ecco, io questa cosa non la capisco. A centrocampo ce ne hai 5 al momento. Ramsey, che non puoi farci affidamento perché una partita la gioca e una De Ching ci va a fare in infermeria. Arthur, McKennie, Bentancur e Rabiot. Pudnimu Parassit, che speriamo che se ne vada al più presto a quel paese. E se ci vuoi mettere come sesto, mettici Manolo Portanuova. Però, logicamente, non è che gioca sempre Portanuova, non gioca quasi mai. Però, mettiamocelo. Io non me ne priverei comunque, perché nonostante che non giochi tanto Portanova, però comunque sai, Ramsey è quello che è, bravissimo, tanto di cappello, eh? Però logicamente, come ho detto prima, non ci puoi fare affidamento, perché essendo un calciatore muscolarmente fragile, io ci sta quando è gran ci sta più, perché ci rompe. Per cui ragazzi, pare, perché definite i dettagli, quando definisci i dettagli con un club, vuol dire che il calciatore lo hai praticamente preso, lo hai praticamente acquistato. Unica incognita, e bisogna vedere se questo resta al Genoa fino a giugno o fino al 2022, fino a giugno 2022. E poi si vedrà, ragazzi. Poi logicamente faranno delle attente valutazioni loro e decideranno il da farsi. Quindi, ragazzi, questa è una notizia molto importante da comunicarvi. E niente, ragazzi, io vi auguro un buon proseguimento di serata e sempre fino alla fine, forza Juventus!